Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma vogliamo presentare, prima di concludere, la nostra carissima sorella. Tutti conoscete, la quale vuole proprio ringraziare il Signore perché dopo 17 anni della sua guarigione portentosa è ancora in vita. Ecco la nostra sorella Teresa, 17 anni fa fu guarita prodigiosamente dal Signore. E adesso, dopo 17 anni, vuole ancora ringraziare il Signore del dono della vita. Le avevano dato 15 giorni di vita. Dopo 17 anni è ancora qui. Grazie, Signore. Ecco, volevo proprio ringraziare il Signore perché il 17 settembre scorso ho compiuto 17 anni dalla guarigione dal cancro al polmone destro. Il cancro era stato diagnosticato a Palermo dopo tutti gli accertamenti e gli esami fatti dietro consiglio del professor Gargano, primario della toracica di Palermo. Mi sono recata a Parigi dietro consiglio di tutti i fratelli e di tutte le sorelle e dietro consiglio anche del professor Gargano. A Parigi ho rifatto tutti gli esami ed è stato confermato il tumore al polmone destro e c'era urgenza dell'operazione. Stavano per ricoverarmi a Parigi, ma io ho avuto un impeto interiore che mi ha fatto rifiutare il ricovero. Con la meraviglia di tutti, di mio fratello che si trovava a Parigi, di mia cognata e tutti. E sono tornata a Palermo perché ho detto voglio essere operata a Palermo. Quando a Palermo mi hanno vista ritornare, si sono meravigliati e mi hanno biasimata perché perdevo ancora tempo. Sono stata avvicinata dai fratelli del gruppo del Sacro Cuore, il gruppo della Noce. E mi hanno condotta da Padre Matteo, il quale ha pregato su di me, insieme a Padre Puleo, Sara Bonafede ed altri fratelli della Noce. La preghiera è stata molto forte, io l'ho sentita molto, e di tutta la preghiera voglio ricordare soltanto questa frase detta da Padre Matteo, con un comando perentorio, dicendo ad alta voce, male, nel nome di Gesù Nazareno, ti comando, seccati. Dopodiché, Padre Matteo mi disse, Teresa, non c'è più bisogno di operazione, adesso si tratta di una cosuzza sicca, una cosetta secca. Io ero frastornata, comunque il ricovero in ospedale era stato già prenotato e sono stata ricoverata. Quando sono entrata in ospedale io già stavo bene, però dato gli accertamenti, le lastre, tutti gli esiti, dovevo essere operata e sono stata operata. Sono stata operata il 17 settembre dell'82. Quando hanno aperto, nel mio polmone non c'era il cancro. A tutti quelli che aspettavano dietro la porta della sala operatoria, il professore primario ha detto non ci sarebbe stato bisogno di operazione, si trattava di una cosetta secca. Evidente di così, la cosa non potrebbe essere. Sono stata dimessa pochi giorni dopo dall'ospedale e dopo pochi giorni sono ritornata al lavoro.
Adesso sono trascorsi 17 anni, ringrazio il Signore che mi tiene al suo servizio e ringrazio di cuore veramente anche Padre Matteo. Lode al Signore. Laudiamo al Signore che opera meraviglie per quelli che credono. Questa nostra sorella era stata circondata di un amore immenso della sua comunità che l'assisteva notte e giorno. E gli attribuisco all'amore della comunità la guarigione. Sì, il Signore ha messo quelle parole sulla mia bocca, ma è stato l'amore che l'ha guarita. Alleluia. Adesso c'è un altro, vediamo. Che sia breve. Io mi chiamo Nellina e faccio parte del gruppo del rinnovamento da 10 anni, gruppo Maria Chiara di Termini Imerese. 4 anni fa sono stata operata di un tumore al seno. Mi ero accorta di questo nodulo nel tempo che avevo mio padre con un'ischemia cerebrale e quindi non sono andata dal medico. È morto mio padre dopo 9 mesi, al che subito dicevo io: Signore, fammi capire cosa devo fare, se andare dal medico, se è una cosa che devo tenere, dico non lo so. Mi trovavo in chiesa e durante la messa mi scoppiò un bruciore enorme al seno. Quando finì la messa, ho chiamato mio marito e ho detto, dico, Nino, dobbiamo andare dal medico. Tutti sono rimasti così sbalorditi. Quindi mi reco dal medico, dal mio medico di famiglia, al che subito me ne ha dette di tutti i colori. Dice, ma sei stato un incosciente. Ma già iniziando dall'indomani mattina ho trovato tutte le porte aperte, il Signore me le ha aperte. Sono stata al centro oncologico qui a Palermo, al Maurizio Ascoli, e subito, senza né prenotazione né niente, quindi mi hanno fatto subito un'ecografia, una mammografia, al che subito la consulenza dal chirurgo. Mi presento subito al chirurgo e il chirurgo mi dice: signora, lei si deve operare, per non farmi spaventare. Dice, vabbè, dico, anche vado a casa, dice, e si prepara che io la chiamerò. Ma non sono passati manco 8 giorni, quindi arriva questa telefonata dall'ospedale. Parto e vado in ospedale, vengo operata. Ringraziando Dio, hanno tolto questo nodulo e hanno levato 21 linfonodi tutti puliti e netti. Quindi mi hanno sottoposto a una radioterapia per precauzione. Sono passati 3 anni, sempre sottoposta agli esami, la solita routine che si fa. 3 anni fa, facendo gli esami, tutto a posto, arrivando al torace, si nota un nodulo di 2,5 cm. Quindi dico in mente mia: Signore, sta iniziando il mio calvario. Mi trovavo, è stato nel periodo l'anno scorso che c'era la riunione alla Zagarella, e vado alla Zagarella e ho trovato 5 minuti di tempo per parlare con Padre Matteo. Gliel'ho spiegato e Padre Matteo mi disse, dice, come ti chiami? Dice, pregherò per te durante la messa, anche perché c'era un contraddittorio tra loro medici. Chi chiedeva la consulenza toracica dal chirurgo, chi iniziare una chemioterapia. Comunque parto, vado a Torino dal professore Maggi, mi faccio vedere e questo qua mi dice di fare la chemioterapia e Padre Matteo mi disse: se è il caso, falla. C'è stato di nuovo il convegno alla Zagarella e vado di nuovo alla Zagarella.
cioè, padre Matteo durante la preghiera, il pomeriggio, aveva annunziato tante guarigioni, però dice anche nell'assemblea di una donna di cui il Signore ha bloccato.